Salve a tutti e benvenuti su Corsi Digitali, il canale che realizza tutorial e tutti quei software che riguardano la grafica. Allora, oggi continuiamo con la nostra animazione e quindi andiamo a vedere un po' quello che abbiamo fatto in questi giorni, cioè l'animazione di questo personaggio, dove io appunto ho completato tutti i frame, cioè praticamente ho disegnato tutti i frame che compongono questa animazione. Allora, il passaggio che dobbiamo fare adesso è quello di andare a disegnare, cioè a meno che non vogliamo che la nostra animazione sia con questo personaggio, insomma, fatto così. Se vogliamo una cosa, diciamo, fatta meglio, dobbiamo praticamente creare un nuovo livello. Quindi andiamo qui e creiamo un nuovo livello dove lo chiameremo, non so, definitivo. Definitivo. Ok, su questo nuovo livello andremo a disegnare il personaggio in maniera più dettagliata comunque e insomma dovremo essere abbastanza precisi perché anche in questo caso ci sono più di un metodo per farlo, cioè il primo che è quello che voglio mostrarvi adesso è praticamente disegnare perfettamente ogni scena, quindi dobbiamo mantenere fedele, cioè nel senso quello che disegniamo dobbiamo cercare di mantenerlo per ogni fotogramma, oppure è quello di creare più livelli, cioè un livello per la testa, dato che la testa comunque in alcune pose resta sempre nella stessa posizione, insomma. Un altro livello per il corpo, uno per la gamba sinistra, un altro per la gamba destra e così via. Quindi in questo modo dovremo fare meno disegni e potremo anche essere un po' meno diciamo perfetti, insomma, precisi. A me piace l'idea di disegnare il tutto in un singolo livello, in alcuni casi potrei anche fare un livello a parte per qualche oggetto, però a me piace disegnare così, mi dà più un effetto, non so, professionale comunque, è anche meglio per me perché man mano che lo faccio divento sempre più preciso, quindi. Allora, io direi di fare il primo fotogramma, quindi. Questo praticamente è quello definitivo. Quindi andiamo a disegnare ogni singolo dettaglio. Quindi guardate come è tutto più dettagliato, qui addirittura potrò mettere le tasche. E dobbiamo comunque mantenere questo tipo di dettaglio in tutti i fotogrammi che andiamo a disegnare. Ecco perché dico, è un po' più fastidioso, magari, soprattutto chi ha le prime armi, potrebbe iniziare a disegnare in altri, cioè un livello alla volta. Adesso praticamente guardiamo che allora, ho aggiustato il ghost, cioè quello che si vede. Adesso notiamo che noi dobbiamo seguire comunque il disegno che abbiamo sotto, cioè il livello della persona, e però mantenere il dettaglio che abbiamo fatto che abbiamo usato in precedenza. Quindi possiamo anche zoomare un po' di più. Allora, e andremo a fare qui il naso, l'occhio andrà qui, la testa si è spostata leggermente, abbiamo fatto un po' il mento più quadrato, inizia a vedersi l'altro occhio, qui c'è l'orecchio, guardate che adesso diventa un po' più complicato comunque il disegno, anche se si parla comunque di geometrie abbastanza semplici, non molto complesse. Quindi possiamo fare che ancora la mano
nella tasca, magari sta iniziando ad uscire. Quindi dobbiamo seguire in questo, diciamo, per questo tipo di lavoro bisogna seguire due linee guida, cioè la prima è il disegno che ci mette il personaggio in posa, mentre la seconda è quella delle linee del personaggio, diciamo. Quindi abbiamo praticamente messo fuori la nostra mano, possiamo fare proprio un altro po' di tasca, praticamente che sta, e qui invece dovremmo andarla a disegnare la mano. Vabbè, faccio comunque un qualcosa di stilizzato, poi. Così. Andiamo a disegnare il piede che dovrebbe essere sempre lo stesso. Andiamo qui. Guardate che qui la mano è completamente fuori. Il dito, il corpo. Ok, abbiamo la nostra testa che più o meno è sempre nella stessa posa. Quindi dobbiamo solo cambiare la posizione. Gli occhi l'ho fatto un po' che guardo al cielo, non lo so perché, è uscito così. Poi ovviamente farò anche un tutorial su come creare delle, diciamo, delle ossa che faciliteranno parecchio il nostro lavoro, quindi cercherò di prendere un po' tutti. Ok, tutto ciò che riguarda l'animazione con questo programma. Corpo. E niente, quindi qui è un po' tutto così. Ok, questo piede, vabbè, adesso comunque sto disegnando anche abbastanza velocemente, quindi adesso capite quello che
subiscono i disegnatori della Walt Disney di qualche tempo fa, anzi quello che subivano, che ora è tutto molto più computerizzato. Però secondo me se uno non conosce bene queste basi è un passo indietro. Magari una persona può anche essere un ottimo animatore con le tecnologie di adesso, però per me devi conoscere anche quello che si faceva prima. Poi ognuno. Facciamo almeno una decina di fotogrammi. Perfetto così. E comunque è anche più bello, cioè sicuramente. Questo metodo fa perdere più tempo perché, insomma, comunque dobbiamo ridisegnare di nuovo tutto. Poi qui calcolate che si parla di un'animazione comunque corta. Immaginate se dovete fare un'animazione abbastanza lunga, diventa un Però comunque io vi faccio conoscere per ora questo metodo. Poi, perché comunque è importante conoscerlo al di là del fatto che è giusto conoscere tutti i metodi. Però ci sono parecchi casi in cui conviene fare l'animazione in questo modo. Perché, che ne so, il nostro personaggio subisce delle trasformazioni tali che dobbiamo comunque disegnare ogni singolo fotogramma. Perché, come avete capito, se disegno su più livelli, cioè il disegno comunque non cambia, cioè cambia sì la posizione dove si trova quel singolo elemento, però è abbastanza statica come animazione. Che okay, così. Guardate com'è, abbiamo disegnato solo 9 fotogrammi, nonostante siamo qui da almeno 6 o 7 minuti, penso anche di più. Comunque mi pare che ci siamo persi l'orecchio nel frattempo. Ma infatti. Ecco qua,
Almeno così non lo perdiamo più. Allora, qui abbiamo allungato il braccio. Però comunque, anche se è un po' più fastidioso come metodo, cioè nel senso che dobbiamo disegnare ogni singolo fotogramma, insomma. Però alla fine è abbastanza scorrevole come cosa, anche almeno per me. Attivato, non lo so. Ma comunque disegno quest'ultimo fotogramma. Qui. Poi ovviamente c'è anche tutto uno studio sulle espressioni facciali, insomma. Non è proprio una cosa semplicissima, ma se uno ha la passione riesce a fare tutto. Ed ecco qui, ah, qui praticamente si è quasi girata del tutto. Facciamo l'ultimo fotogramma, giusto per. Perfetto. Le mani si avvicinano alla scatola. Ops. Scivolata la mano. Perfetto. Ok, andiamo a vedere un po' com'è. Sta andando l'animazione, giusto, vediamo i primi 10 fotogrammi, tanto per. Guardate che comunque è molto più bello, anche se. È abbastanza diciamo, poi non è proprio male, segue abbastanza i lineamenti. Certo, la testa fa delle pose un po' strane, però vi ripeto, questo è una cosa più con l'esperienza e man mano col tempo riuscirete a.
a padroneggiare bene tutti questi elementi. Bene ragazzi, il tutorial di oggi finisce qui, spero vi sia piaciuto, se vi è piaciuto mettete un bel mi piace, commentate ed iscrivetevi. Ciao, alla prossima!